A ogni scavalcamento sentivo che stavo staccando gli altri. Non pensavo che qualcuno potesse starmi dietro a quel punto. Edwin Moses guida la gara seguito dal tedesco occidentale Adam Schmidt e da Danny Harris, suo compatriota. Los Angeles 1984. Edwin Moses. L'eterna e ripetibile magia dei 13 passi. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, signore e signori, Mr. Edwin Moses. Possiamo dire che ormai è un abitué qui a Cortona in Italia e questo ci fa molto piacere. Noi speriamo che lo possano rimanere legati a Cortona per il futuro, per le prossime edizioni, anche tutti i campioni che stasera ci hanno allietati, perché è veramente qualcosa di unico e di straordinario. Edwin, abbiamo già celebrato le vittorie di un campione come Edwin Moses, i suoi 13 passi. Stasera voglio ricordare un aneddoto. Ospite della Gazzetta dello Sport, Edwin Moses scoprì con sorpresa che nell'archivio della Rosea c'erano una massa di articoli sulle sue imprese di gran lunga superiore a quelli che aveva trovato a casa sua. Beh, volle scendere in tipografia, salutare tutti fino all'ultimo, in segno di gratitudine. Questo è Edwin Moses. I didn't hear the question. Just you're thinking. No. Well, I didn't hear your question, but I'm just very pleased Vorrei to be here dire tonight. Che sono molto onorato di essere qui stasera insieme a tutti questi queste persone fantastiche, specialmente la gente degli anni 60, gli anni 70, quando io ero piccolo. È veramente fantastico essere qui. Grazie. Edwin, abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo parlato del 68, si è detto che bisogna difendere i diritti umani, Pechino sarà un'altra grande opportunità. La tua opinione su Pechino, la tua opinione su un problema mondiale, il problema del doping che hai provato ad affrontare in prima linea ma che resta drammaticamente grave. About the doping problem, right? Well, per quanto riguarda il doping, io penso, ovviamente negli ultimi due anni questa situazione è stata molto drammatica, specialmente nel mio sport. E io, come ho detto prima, sono molto onorato di essere qui insieme a un gruppo di atleti che rappresentano davvero fair play in tutti i sensi. E quando andiamo a vedere le loro performance degli anni passati, specialmente Dick Fosbury, suo contributo allo sport, performance che hanno fatto loro, non c'era un superficie artificiale all'epoca. Quindi posso dire che hanno sempre fatto tutto in modo naturale. And then you have Dick Fosbury, e poi Dick totally Fosbury che ha veramente cambiato il modo in cui that the high jump questo salto viene fatto. Ha fatto un cambiamento che durerà per sempre. Non si può saltare se non come ha fatto lui. Una domanda brevissima ma molto difficile. Si parte dalla prevenzione dai ragazzini e si arriva all'inasprimento delle pene per quanto riguarda il doping. Però prima anche Franco parlava di sport e business. Arrivare è diventato fondamentale, per cui da dove bisogna partire per combattere il doping? Io credo che lo sport è veramente un business anche oggi, quindi
commercial money poured into sports, but I think that we always have to realize ci sono tantissimi soldi che poi che poi aiutano sport in qualche modo. E io penso che lo sport sia davvero per i ragazzi. Anche io non credo che sia necessario l'uso di droghe, di doping, specialmente per i ragazzini. Io non vorrei dare questo esempio a mio figlio. Io, come un genitore, non vorrei dare questa impressione a Mr. Edwin Moses. Allora chiamiamo Gabriele Veneri per la targa in oro. Il sindaco di Cortona, il dottor Andrea Vignini, per il diploma di ambasciatore del Fair Play, grazie sindaco. Come va? Ma mi sembra una serata meravigliosa. Fra l'altro ha visto, la pioggia è passata, le nuvole, il sole è tornato e c'è anche un po' un venticello che tutto sommato non è male. Abbiamo organizzato tutto noi, anche la pioggia, per raffrescare un pochino la serata. Bravi, bravi e bravo Edwin Moses, per lui anche la spilla del Fair Play. Grazie Edwin.